Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Stumble Guys. Io sono Mushix e sono le ore 2:21 di lunedì 26 settembre. Ragazzi, è notte fonda. Infatti sono le 2 di notte, fuori è buio e la mia ragazza sta dormendo di là. E io ho deciso di vedere cosa succede se si gioca a quest'ora di notte nei server italiani a Stumble Guys. In realtà ragazzi mi hanno detto che in pochissimi giochi giocano a quest'ora soltanto i mega pro player e gli hacker. Di conseguenza voglio proprio andare a vedere se riusciamo a trovare un hacker su Stumble Guys. Ragazzi, questo è l'hacker spot praticamente. Vediamo se alle 3 di notte ci sono degli hacker. Io, cioè ragazzi, mi lasciate un bel like e iscrivetevi soltanto perché sono dovuto rimanere sveglio fino a questo orario per farvi il video. Allora, innanzitutto io direi di prendere bella skin come si deve. Per esempio la banana, ragazzi, la banana, però forse un po' troppe persone usano la banana, quindi io direi di tornare al mio Inferno Dragon, che è la mia skin speciale preferita. Ragazzi, lo so che molti siete triggerati dal fatto che non vado a claimare un sacco di giri del pass, però non mi interessa perché ho già tutte le skin. Di conseguenza entriamo in partita con il nostro drago e speriamo di trovare qualche hacker. Ok, ha trovato subito la partita e non me l'aspettavo onestamente, pensavo ci avremmo messo un po' più di tempo. Vediamo ragazzi, vediamo. Magari non usciranno subito. Vedo che sono tutti quanti super agguerriti. Vediamo di skippare un po' di gente qui da questo lato. Ah, vedo subito qualcuno che è andato subito sul muretto laterale. Ragazzi, ma su 16 persone che si qualificano, a noi non interessa. Insomma, andiamo avanti per la nostra strada. Tanto ci qualifichiamo easy, senza troppi giri ragazzi, senza neanche dover fare trick particolari. Non esce. Comunque, non so se avete visto, ha dato già una piccolissima laggata. Un sacco di gente che fa trick, un sacco di gente che fa roba, ma noi ci qualifichiamo molto easy, perché dobbiamo stare attenti a eventuali hacker. Scrivetemi soprattutto nei commenti se avete mai trovato un hacker su Stumble Guys. Finora mi sembra tutto nella norma. Insomma, comunque voglio dire, 8 player che si possono qualificare e una mappa. Non so come sono caduto, cioè non penso qualcuno mi abbia dato un pugno, perché non ho visto nessuno. Ma ragazzi, qua addirittura non mi qualifico a questo livello. Ok, adesso un po' di gente dovrà sicuramente andarsene via, altrimenti qua non ci qualifichiamo. Andiamo super sul bordo ragazzi, un sacco di gente tutta quanta ammassata. Dai ragazzi, attenzione, riusciamo a qualificarci senza problemi. Non è vero ragazzi, non so cosa sia successo, ero praticamente primo. Mi hanno eliminato così instant. Va bene, GG per loro, non ci sono problemi. Tanto noi abbiamo un altro obiettivo. L'obiettivo è quello di trovare gli hacker, quindi andiamo. Ok, questa volta ci sto mettendo molto più tempo a trovare player, però è comunque partita. Sono pur sempre le 2:26 ragazzi. Dai, è floor flip. Se vedete qualcosa di strano, di cui io non mi accorgo ragazzi, mi raccomando scrivetelo qui sotto nei commenti, è importantissimo. Qui a quanto pare siamo belli avanti e io direi di mantenere il nostro vantaggio saltando più che possiamo, perché ragazzi qua non dobbiamo fare prigionieri. Allora, qui si va qui. Oh, ho visto già del lag. Però non ci interessa. Anche il lag noi lo superiamo, non so perché. A quanto pare il mio operatore telefonico a quest'ora della notte non ne vuole sapere di darmi una buona connessione internet. Mi sembra giusto, mi sembra normale. Beh ragazzi, hanno avuto molti problemi gli altri a quanto pare. Controlliamo se c'è qualcuno che fa roba strana. Il pompiere mi sembra che stia giocando in maniera normale, Questo tipo è già la seconda volta che mi esce e sta saltando normalmente. Lì abbiamo il clown. Perché il clown sta camminando così ragazzi? Perché il clown aspetta le persone? Vediamo se il clown riesce a qualificarsi. Magicamente riesce a qualificarsi. Ok, facciamo molta attenzione a quel clown ragazzi, perché non mi piace, non mi piace assolutamente. Anche perché il mio PG sta continuando a correre, non capisco perché. Ma ok. Ragazzi,
Ragazzi, non so se avete visto, c'è tipo tutto l'intero gioco è andato avanti nel tempo, tipo. Cioè, non so se l'avete visto, cioè è stato per un secondo, ma io l'ho percepito, ragazzi, non può essere lag, perché sennò sarebbe la peggior laggata della vita. Cioè, è proprio qualcosa di strano, ragazzi. Ok, io non me la voglio rischiare, onestamente, quindi vado di così in maniera molto easy, 5-6, anche perché, avete visto? Cioè, tutto è andato avanti nel tempo iperveloce, cioè, assurdissimo. Boh, vabbè, siamo in finale, ragazzi, e vediamo di fare del nostro meglio, Facciamo il meglio che possiamo. Non dobbiamo mai arrenderci, ragazzi. Dobbiamo prenderci la nostra corona. No! No, ragazzi, no. Cosa è successo? Perché questi stanno fermi? Qualcuno li ha tipo frizzati, ragazzi. È quello che vi dicevo prima. C'è qualcosa di molto, molto strano in questa partita, ve lo giuro. È strano da descrivere. Boh, l'importante è che noi siamo primi, ragazzi. Poi per il resto non è che mi interessi più di tanto, Cioè, voglio dire, alla fin fine spero che non ci sia un hacker che mi fa andare secondo così a caso alla fine di tutta quanta la mappa. Ok, aspetto un pochettino, tanto ci sono soltanto io. Perfetto. No, non ci credo, ragazzi. Ok, vado qui, no, sono caduto nella trappola. Eccoci qua, ragazzi, finalmente. E come vedete c'è quel clown lì, proprio quel clown lì che mi dava un sacco di ansia. Guarda caso è lui che è arrivato così tanto lontano. Sì, ti piacerebbe, fra. Corona vinta, però questo non mi ferma, ragazzi, questo non mi ferma. Tile Fall, signori. Vediamo subito se c'è qualche hacker che magari sa direttamente. Oh, c'è di nuovo il pagliaccio. C'è di nuovo lo stesso pagliaccio di prima, come se mi stesse tipo spottando. Guardate che non c'è nessuno che vuole andare avanti. No, non ci sto a credere. Dai, ragazzi, qualcuno spinga, qualcun altro. Insomma, che dobbiamo vedere qui il nostro percorso, Cioè, che stiamo facendo qui, Fatevi rendere un po' di rincorsa, Oh, cacchio, ragazzi, qua mi sta laggando davvero tanto, davvero tanto. Non... Guardate che non c'è nessuno che vuole far vedere dove è il percorso. Non ci sto a credere. Ma perché stanno tutti là, Nessuno ci crede che è da questa parte. Oh, e quante? Sono tutte giuste qui, in questa parte. Non è possibile. Ah, ok. Let's go, ragazzi. No, non ci sto a credere mai nella vita. Ma dai, ragazzi. Recuperone, signori. Fail atomico recuperato, dai. Onestamente, questa è una delle mappe che odio di più, perché mi dà abbastanza fastidio la neve. Però, ragazzi, vabbè, insomma, si fa quel che si può. Ecco, oh, meno male, non siamo morti tantissimo. Qua ci fermiamo, non è vero. Almeno, dai, non siamo morti, quindi il gioco non si deve ricaricare. Ok. Oh, niente. Il drago dovrebbe imparare a volare, onestamente. Però va bene anche così. Dai, non ci preoccupiamo noi, Ok, è sempre molto strane queste partite, ragazzi, per il semplice motivo che appunto, niente, qua ci si qualifica, ci si fa il nostro percorso. Insomma, lì c'è quel dannatissimo clown. Sei solo un clown, brutto clown. Mamma mia, ragazzi, quel clown mi mette un'ansia, perché secondo me quello si qualifica ed è quello lager, perché cioè non è possibile che io faccio diverse partite e poi me lo ritrovo sempre davanti. Guardatelo, quello era tipo caduto e adesso si è già qualificato. Ma come fa? E non riesco mai a beccare la sua inquadratura. Guardate, lui è l'unico che rimane più dietro. Stanno tutti avanti verso la fine e lui è l'unico che è rimasto più dietro. C'è letteralmente qualcosa che non va. Ok, ragazzi, laser tracer. Qui dobbiamo investigare su quel clown. Adesso mi ha davvero stancato. Mi ha davvero stancato. Utilizzerò, penso di averlo equipaggiato, il pugno. Sì, ragazzi, ho il pugno. Guarda come si avvicina. Ragazzi. No, assolutamente non me racconta giusta quel clown. Che è successo? Te, beccati un bel pugno, vediamo se muori adesso. No. Qualificato, va bene, ragazzi, io non mi lamento. Seconda corona alle 3 di notte. Ragazzi, a quanto pare sta cambiando il video da cerco gli hacker alle 3 di notte a sono un hacker alle 3 di notte. Perché, ragazzi, nel caso questa sarebbe la terza vittoria di fila, quindi non male. Ragazzi, noi ridiamo e scherziamo, però tanta roba, insomma. Quindi proviamoci con tutte quante le nostre forze, ragazzi. Ok, il nostro traghetto non ci deve deludere. Posizioniamoci qui belli lati. Laterali, signori, tentando di non cadere noi nella nostra stessa trappola, che magari... Oh!
come si è fatto spingere? Cos'è? Ragazzi, potete vedere che è quello il vero hacker che si fa spingere dai tamburelli. Ok, niente. Qua ci qualifichiamo. 100 di ping, non male, ragazzi. Mi dà pure avvertimento di troppo ping. Ragazzi, è 3 di notte. A quanto pare, niente, internet non va. Se volete fare anche voi una bella corona, ragazzi, alla vostra prossima partita, dovete iscrivervi al canale. Se invece volete trovare una skin almeno leggendaria, dovete lasciare like e commentare questo video scrivendo il numero di corone che voi avete. Mi raccomando, queste sono le vere scelte della vita. Cosa vi piacerebbe di più, vincere una corona oppure trovare una nuova skin? In base a quello che volete dovete scegliere se iscrivervi o lasciare like e commentare, oppure tutte e tre, perché la vera scelta è quella di supportare me. Quindi sempre 7 da eliminare, ragazzi. Stiamoci molto molto attenti, perché comunque il tasso di eliminazioni di quelli con le skin speciali è davvero abbastanza alto. Però in realtà vedo un po' di gente scarsa che proprio non gli va di saltare. Vedo gente, uno si è letteralmente tuffato sopra il laser, ragazzi. Non vorrei dire nulla, ma ok, cioè lo scopo del gioco era evitare i laser. Alle 3 di notte le persone erano abbastanza assonnate, non riescono neanche a capire le regole del gioco. Comunque, per farvi capire, cioè io sto bevendo una Monster, cioè una bibita energetica per stare sveglio a quest'ora. Oh cacchio, perfetto. Allora, utilizzerò una tecnica molto diversa dal solito. Cioè di solito io mi tuffo sotto. No. E provo effettivamente a rimanerci per più tempo possibile. Questa volta voglio giocarmela. Niente, stavo scherzando, ragazzi, perché ho ciccato quel tassello, quindi non posso più farlo. Quindi niente, ragazzi, primo eliminato. Vedo gente che si sta tuffando e vedo qualcuno che è andato sotto a bucare tutto quanto. Quindi stiamoci molto molto attenti, ragazzi. Guardate sotto quante poche piastrelle ci sono. Ci sono davvero pochissime piastrelle. Dobbiamo rimanere gli ultimi perché... Ok, ragazzi, abbiamo appena fatto la terza corona in 3 partite di fila alle 2:30 di notte. Vabbè, ragazzi, io nel titolo dirò 3 di notte, perché ovviamente c'è, fa sempre figo dire 3 di notte. Però sì, sono le 2:46. Ci sta. E niente, ragazzi, non sono stato a quanto pare abbastanza fortunato da trovare un vero hacker in partita, ma a quanto pare lo sono stato io, perché ho fatto 3 vittorie di fila. Di conseguenza ci vediamo in un prossimo video di Stumble Guys. Adesso direi che devo o andare a dormire o andare a correre, perché ho finito la bibita energetica e sono ancora fin troppo sveglio, fidatevi.